Dai. Allora, adesso tra pochissimo entreremo e inizieremo a vedere proprio il processo di produzione. Vi anticipo qui che il processo che vedremo è al contrario, perché chiaramente siamo per visitare una fabbrica e non un museo, per cui la logistica batte la logica, okay. In questo senso. Siamo vicino al piazzale di carico scarico, per cui entrando attraverseremo e incontreremo come prima fase l'imbottigliamento e poi procederemo in realtà al contrario. Prima di lasciare la parola a Stefano, vi faccio vedere da qui la villa. Vi invito a guardarla molto bene, a guardare, adesso è nel suo momento migliore, appunto con tutto questo foliage autunnale. È una villa che nasce negli stessi identici anni del birrificio, per cui siamo sempre a inizio Novecento, ma non appena entreremo all'interno del birrificio vi renderete conto di quanto sono diversi questi due stili, sebbene facciano parte dello stesso grande cappello che potremmo, diciamo, se dobbiamo scegliere un titolo, sarebbe appunto quello dell'Art Nouveau. Ma da una parte abbiamo una manifestazione tutta italiana, perché la villa è stata realizzata da un architetto italiano, Ulisse Stacchini, mentre, e quindi abbiamo un Liberty, uno stile floreale, mentre, come vi dicevo, la fabbrica è dei Billunds, quindi abbiamo la manifestazione tedesca di questo stile che prende poi il nome di Jugendstil. All'interno vedrete sulla sinistra, non ci si ferma nel primo corridoio, vedrete sulla sinistra cartelloni pubblicitari, foto dell'epoca che vi mostrano com'era il birrificio in epoca Magnani. Attenzione ai cartelloni pubblicitari, perché quasi mai vedrete appunto riportato il prodotto birra, solo in un'occasione. Tutte le altre volte vedrete il Sacromonte, la Torre di Velate, il Lago di Varese, tutti questi luoghi che sono i luoghi storici di Varese, perché sembra incredibile, ma a inizio Novecento Varese era una città molto turistica, per cui era sufficiente pubblicizzare i luoghi per pubblicizzare di conseguenza la birra, come accade oggi nelle città d'arte, ecco, in tutte le città d'arte. Varese non è più una città turistica dal 1800, dalla metà del 1900, dagli anni 60 ormai. Oggi se facessimo un'operazione del genere nessuno comprerebbe la birra Foretti, quindi è proprio un'altra epoca. Allora vi chiedo di far passare Stefano, così passa avanti. La villa è vuota. È vuota, ha ospitato gli uffici fino a qualche anno fa. All'interno adesso l'unico spazio, l'unico piano abitato, non è abitato, ma è dove c'è il pub, dove arriveremo noi, arredato, diciamo, modernamente dopo il 2015. Sarà il nostro punto di arrivo proprio.